Ti cerco, Francesco. Cerco le tue tracce in questa terra santificata dalla tua presenza. Ci sono luoghi in cui tutto parla di te. Si respira ancora il tuo profumo. Si sente chiara e forte la tua voce. Si rimane storditi dal rumore dei tuoi passi. Paterno Calabro, conserva ancora i segni del tuo passaggio. Hai amato questo luogo, forse perché immerso nel verde dei boschi, circondato dalle montagne, la tua anima poteva raggiungere più facilmente le vette dello spirito. Qui hai fondato il tuo secondo convento, accogliendo l'invito di un gruppo di paternesi che ti proponeva la costruzione di un nuovo eremo proprio in questo piccolo centro di provincia. Chi guidò questa comitiva fu padre Paolo Rendace, che divenne poi uno dei tuoi primi seguaci, così fedele da seguirti nel tuo viaggio verso la Sicilia e così fidato da affidargli, nell'anno della tua partenza per la Francia, nel 1483, il governo degli eremi sino ad allora fondati. Uomo di vita santa e di profonda umiltà, uomo di preghiera e di penitenza, il suo corpo riposa adesso nella sagrestia della chiesa. L'eremo di Paterno è conosciuto come il convento dei miracoli. Sembra che ogni pietra, infatti, sia stata segnata da un prodigio. Travi che vengono allungate, pietre che vengono spostate, portali che vengono rapidamente riparati. Tutto per facilitare il lavoro degli operai che lavoravano senza sosta alla fabbrica del convento. La fornace, sempre attiva per la cottura delle pietre di calce, è testimone di due miracoli. Un giorno tu, Francesco, vi entrasti mentre il fuoco ancora ardeva, per riparare le pietre smosse dall'impeto delle fiamme. Eppure un frate, obbedendo al tuo comando, ebbe modo di ripetere il tuo gesto prodigioso. Ogni giorno numerose persone venivano a cercarti in questo luogo, nella speranza di poter guarire dai loro mali fisici e morali. A Paterno, in quegli anni, la misericordia di Dio assunse proprio le sembianze del tuo volto. Ma ancora oggi ti cerco, Francesco, e mentre attraverso il portale della tua chiesa penso che la mia vita è simile all'architrave che sovrasta l'ingresso. Anche se piena di fratture, la voglia di rimanere in piedi è sempre più forte. L'interno della chiesa è sicuramente cambiato. I terremoti, le vicende storiche che hanno portato alla soppressione del convento per ben due volte, l'incuria del tempo hanno stravolto le linee originarie dell'edificio. Ma a me piace vederti in ginocchio a pregare, come quando i soldati del re di Napoli vennero qui ad arrestarti, ma non riuscirono a vederti se non quando tu hai deciso di mostrarti ai loro occhi. Allo stupore immediato subentrò nei soldati un sentimento di timore e di rispetto. In fondo, tu quel giorno ti eri affidato alla volontà di Dio ed è per questo, con serenità, eri pronto ad affrontare anche il peggio.
Ma i soldati, alla vista di quel prodigio, non ti arrestarono, e i frati e la gente del posto ti poterono abbracciare festanti. Mi sembra ancora di sentire le loro voci di gioia mentre osservo gli affreschi che decorano la volta della chiesa e che richiamano quelle che sono state per te le tue grandi devozioni. L'Eucaristia, la croce, la Madonna, i poveri, la tela dell'Annunciazione posta al centro dell'abside, proprio sopra il coro ligneo, mi ricorda che la vocazione, qualsiasi vocazione, parte da un sì, pronunciato in un determinato momento della propria esistenza. A partire da quell'istante, la vita non può essere più la stessa. In punta di piedi, entro nella tua cappella e mi fermo a guardare il tuo volto, estatico, perso a contemplare un cielo che non è poi così chiuso ai bisogni degli uomini. Tu lo sapevi, ed è per questo che la tua preghiera strappava ogni grazia dal cuore di Dio. Continua a pregare per noi, Francesco, soprattutto quando la stanchezza si fa sentire. Queste reliquie, davanti ai miei occhi, sono un richiamo della tua presenza. Il cappuccio, le calze, un frammento delle tue ossa. La pietra sulla quale, partendo per la Francia, lasciasti la tua impronta. La pentola con la quale cuocesti senza fuoco le fave. E poi, la pelle della trota Antonella, che risuscitasti miracolosamente alla cucchiarella di Paola. Sono segni materiali del tuo passaggio, ma la forza del tuo spirito è ancora più forte. Chi viene a Paterno, magari sostando nel chiostro, ha ancora la possibilità di sentire la tua voce, di rivivere nella memoria i tanti miracoli che tu hai operato in questo luogo. Gli affreschi sulle pareti parlano di ciechi che riacquistano la vista, di paralitici che improvvisamente camminano, di bambini il cui volto deforme viene plasmato dal tocco delicato delle tue mani, di morti che ritornano in vita. Ma il miracolo più grande è il silenzio che si respira in questo luogo. Un silenzio interrotto solo dal suono delle campane. È vero, nessuno può fermare il tempo, ma tu ci insegni che chi ama vive già nell'eternità. Amare fino alla fine. Amare anche quando l'amore viene tradito. L'ultima cena, raffigurata nel refettorio, ci ricorda che pure il bene può diventare oggetto del nostro rifiuto. Il bene, però, non muore mai. Bisogna avere i piedi per terra e il cuore rivolto al cielo. Nell'umida grotta, Francesco, tu vivevi la tua intimità con Dio. Ti inebriavi della sua ingombrante presenza. Bisogna spogliarsi dei pregiudizi e di tutte le sicurezze per avvertire nell'anima il tocco delicato dello spirito. In questa grotta il tempo pare essersi fermato.
si sentono ancora i gemiti e i palpiti del tuo cuore, un cuore mai stanco di amare e di chiedere perdono, perdonare fino a dimenticare il torto ricevuto. Nella tua cella, distaccata dal convento e che dopo la canonizzazione è stata trasformata in un piccolo oratorio, per molto tempo erano visibili le macchie di quel sangue che copiosamente fuoriusciva dal tuo corpo, straziato dalle continue penitenze. Si è sempre fragili e inadeguati, ma il pentimento è sempre ben accetto a Dio. E Dio, guardando al tuo cuore penitente, ha benedetto con la sua grazia la tua infaticabile missione. Forse per questo, Francesco, che un artista rimasto ignoto ha voluto dipingerti con l'accenno di un sorriso nell'affresco posto sopra il piccolo altare. Hai vissuto chiedendo e donando pace, quella pace che è una faticosa conquista, il tesoro più grande che un popolo possa mai possedere. Ed ora che sei immerso nella pace definitiva, il tuo volto lascia trasparire i riflessi della tua incontenibile gioia. Francesco, sono venuto a Paterno per cercare te, ma alla fine ho ritrovato me stesso. Negli angoli solitari di questo convento ho rivisto la mia vita. Seguendo le tue orme, ho scoperto di non essere solo. E quando perdiamo la speranza che cadiamo a terra, sconfitti, Francesco, custodisci i nostri sogni. Aiutaci a scoprire nelle cose più semplici e nascoste i segni di una felicità duratura. Non abbiamo la pretesa di possedere tutto. Desideriamo solo essere più autentici, proprio come te.